Che cosa rappresenta? È una firma in qualche modo storica, perché la città di Napoli, che ha dimostrato in questi anni di portare a compimento dei risultati straordinari in materia ambientale, pensiamo il no all'inceneritore, il no alle discariche e l'eliminazione dell'emergenza rifiuti, e dall'altro la città metropolitana che vuole estendere queste lotte sull'intero territorio della città metropolitana, in modo che si può avere un'unica strategia ambientale su tutta l'area metropolitana, nel senso che se si fanno battaglie per il no all'incenerimento e alle discariche, queste vengano estese in tutto il territorio della città metropolitana. Poi un altro aspetto storico di questo atto è che si crea un luogo qui a Piazza Matteotti in cui insieme gli enti di prossimità, in particolare Comune Napoli e Città Metropolitana, si incontrano con i tanti comitati, movimenti e associazioni che in questi anni hanno fatto la storia della lotta in difesa dei territori, contro le ecomafie e contro la terra dei fuochi, proprio perché queste battaglie si vincono, a mio avviso, insieme, ognuno con il suo percorso e con la sua autonomia, e poi per avere forza maggiore anche nei confronti della regione e nei confronti del governo centrale, perché qui ci sarà dialogo, si ascolta, ma si elaborano proposte, si indicano strategie, ed è il modo con cui vogliamo far nascere e consolidare questa esperienza della città metropolitana. Non si decide dall'alto, noi abbiamo le nostre idee, abbiamo la nostra visione, la nostra strategia, ma vogliamo creare un'alleanza forte con i territori e con chi li rappresenta quotidianamente nel vivere nei comuni della città metropolitana. Okay, grazie. Grazie.